Buonasera a tutti di nuovo e buonasera anche a Don Antonio, ringraziandolo ancora una volta per la disponibilità e anche per la lezione che ci ha tenuto la volta scorsa, che già ci ha dato degli spunti di riflessione e in qualche modo anche di paragone con la nostra vita. La volta scorsa il tema era perché stessero con lui, chiamati per stare con lui. E invece oggi pomeriggio il tema è prendere la croce, le condizioni per la sequela, anche la possibilità appunto di avere dei riferimenti dal Vangelo di Marco e la possibilità quindi anche di ricollegarci un po' diciamo, al percorso che in questi mesi un po' abbiamo fatto a livello soprattutto di foranie, ma anche di singole parrocchie, ecco, ci permette appunto di riprendere in mano un po' questo Vangelo che offre sempre degli spunti di meditazione proprio perché riflette l'origine più antica, insomma, del ministero del Signore e della chiamata dei discepoli. Allora, iniziamo come l'altra volta con una breve preghiera, diremo il Padre nostro. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Maria, Madre della Chiesa, prega per noi. Ancora un saluto a ognuno di voi e lascio la parola da Don Antonio. Buonasera a tutti quanti voi, un caro saluto all'Eccellente Monsignor Bellandi, a tutti i confratelli che sono in collegamento, a quanti poi magari ci seguiranno in differita, in un momento successivo. Ho notato e apprezzato anche la presenza di diversi diaconi permanenti, di alcuni laici, laiche, ed è per me un motivo di profonda gioia, Un permettetemi po' di confermarlo con voi, di condividerlo. Perché diventa un percorso di riflessione, se volete anche sinodale. In fondo anche la Chiesa italiana, come credo abbiate saputo, si prepara a recepire la sollecitazione di Papa Francesco di preparare un sinodo per questa Chiesa italiana partendo dal basso. Ecco, allora la riflessione di questa sera. Prendere la croce, le condizioni per la sequela, sono un appello a riscoprire le motivazioni e le condizioni che ci hanno spinto a fare dono della nostra vita a servizio di Dio, a servizio del Vangelo, a servizio della Chiesa. Il primo brano di riferimento dal quale partiremo questa sera è Marco 8, 34, 38. Marco inserisce questo insegnamento di Gesù sulle condizioni del discepolato immediatamente a ridosso del biasimo rivolto a Pietro, accusato di non pensare secondo Dio, ma secondo gli uomini. Marco 8:33. Le parole di Gesù sono dure e come tali sono state avvertite anche da Matteo e da Luca, che hanno evitato prudentemente di riportarle. Per l'imbarazzo che avrebbe generato nella comunità cristiana l'affermazione di Gesù: va dietro di me Satana. Il discepolo, Pietro, è paragonato al tentatore che nel deserto ha provato a distogliere Gesù dal suo cammino di fedeltà alla volontà del Padre. A differenza di Matteo e di Luca, Marco è più sobrio nella descrizione della prova sopportata da Gesù nel deserto. Ma l'uso del verbo peirazzo, tentare, mettere alla prova in forma perifrastica, denota un'azione di disturbo costante, durata circa 40 giorni. La prova a cui Gesù è sottoposto
è analoga a quella affrontata dal popolo di Israele nel deserto. Gesù deve vincere la nostalgia di tornare in Egitto, questo varrebbe anche per noi, fidandosi esclusivamente di Dio. Deve vincere la tentazione, la seduzione del vitello d'oro, di fronte al quale gli israeliti si prostrano. È il simbolo dell'idolatria. Proviamo a immaginare che cosa significhi tutto questo per noi sacerdoti, diaconi, operatori della pastorale. Talvolta anche noi siamo troppo ripiegati sulle nostre nostalgie e da esse ci lasciamo vincere. Siamo affidati a un nuovo incarico, a una nuova parrocchia, ma rimpiangiamo quella che abbiamo lasciato. Oppure immaginate quanti vitelli d'oro ci siamo costruiti nel corso della nostra esistenza, che abbiamo ritenuto decisamente più redditizi del volto di Dio, vitelli d'oro ai quali abbiamo sacrificato magari parte o la nostra intera esistenza. Può essere la carriera, può essere l'ambizione, può essere quell'incarico al quale non siamo mai stati capaci di rinunciare, perché lo ritenevamo la base, il sostegno sul quale fondare il nostro ministero sacerdotale o il nostro impegno pastorale. Secondo Dio, chiede Gesù a Pietro. Il verbo utilizzato è phronēo, che indica il discernimento in vista dell'azione. E allora pensare secondo Dio significa lasciarsi guidare dallo Spirito che Dio ci dona. Altrimenti rischiamo concretamente di asservirci sempre ed esclusivamente ai nostri progetti, alle nostre ambizioni. Gesù, nel dettare le condizioni per il discepolato, convoca insieme ai discepoli la folla che lo seguiva. È interessante questa prospettiva. La sequela non è un cammino destinato a pochi eletti. E qui in Marco abbiamo una prospettiva ecclesiale molto interessante. Oggi noi dovremmo tornare come comunità ecclesiale, come pastori, dovremmo ritornare a proporre la sequela non solo in prospettiva del sacerdozio ministeriale, ma ancor di più in prospettiva del sacerdozio battesimale. Altrimenti rischiamo di dire tante volte ai nostri laici che devono vivere il sacerdozio battesimale, ma concretamente non offriremo mai dei percorsi di pedagogia, di educazione al discepolato secondo Cristo. Quali sono le condizioni? Gesù ne detta tre. Anzitutto, rinnegare se stessi. Va di moda interpretare questo primo imperativo in chiave introspettiva psicologica, come se fosse opportuno da parte nostra rinnegare il proprio io. Ma Gesù non era Freud prima di Freud, né Jung prima di Jung. Era un uomo profondamente calato nella sua realtà storica. Ora immaginate che gli studi dell'antropologia culturale hanno dimostrato che non esisteva il concetto di individuo nella società del primo secolo d.C. L'individuo era sempre parte di un reticolato di relazioni, anzitutto a carattere familiare, perché la famiglia non era concepita come la viviamo noi oggi, padre, madre, un figlio, massimo due figli, tre figli. Era un concetto tribale. In un contesto in cui non c'era il welfare, non c'era la previdenza sociale, il tuo unico sostegno, anche a carattere sociale, era la famiglia. Ed ecco la ragione per la quale, quando Gesù chiede di abbandonare le proprie famiglie, sta rompendo in maniera rivoluzionaria con quelli che erano i parametri sociali del tempo. Rinnegare se stessi significa per l'appunto questo. Significa mettere a parte la propria appartenenza etnica, la propria appartenenza familiare, la propria appartenenza sociale.
Ricordate Genesi 12, 1-3, Abramo, esci dalla tua terra, va dove io ti indicherò. Ad Abramo Dio non offre nessun segno, nessun pegno, nessuna caparra e Abramo si fida, parte. Non sappiamo che cosa sia avvenuto nella coscienza di Abramo, quali siano state le ragioni che l'abbiano indotto a lasciare la sua casa, la sua tenda, la sua famiglia, un territorio dove aveva trovato pascolo per i suoi greggi. Ma parte, va, questa è la fede. Ed è questo che Gesù chiede ai discepoli di ieri e di oggi. Dobbiamo passare allora da un io compromesso nelle relazioni con il mondo al Dio unico che si è rivelato nel suo figlio Gesù. Questo può significare oggi per noi rinnegare se stessi. La seconda condizione è prendere la croce. Solo però accettando la prima condizione è possibile prendere la propria croce. Tutti i discepoli non ignorano che la prassi di portare sulle spalle il patibulum, cioè l'asse orizzontale della croce, era adottata dai romani come ulteriore supplizio inflitto ai condannati. Inoltre, l'immagine della croce evoca il disonore e la vergogna connessi all'esposizione del proprio corpo in luogo pubblico, privo di indumento. Nella prospettiva post-pasquale, la disponibilità a farsi carico della croce si configura come disponibilità a imitare Cristo nell'esistenza quotidiana, mettendo in conto la possibilità di far dono della propria vita per la fedeltà al Vangelo. Potremmo dire che la croce dà forma, sostanza e contenuto non solo alla nostra predicazione, ma soprattutto alla nostra esistenza. Non possiamo soltanto annunciarla se non la viviamo concretamente nella nostra filialità. La croce è la fedeltà del figlio alla volontà del padre. È il luogo di prossimità del padre che patisce e soffre con il figlio che grida dalla croce. È la parola più significativa che io e voi possiamo pronunciare unitamente al nostro eccomi. Immaginate di poter dire nel giorno dell'ordinazione, nel giorno del nostro anniversario, nel giorno in cui tutti i giorni celebriamo l'Eucaristia, sarebbe bello poter dire prima di celebrare la messa: eccomi, Signore, io vengo per essere con te crocifisso, per essere risuscitato con te. Terza condizione, seguire Cristo. Il terzo imperativo riguarda il verbo della sequela. È interessante che questo imperativo è coniugato al presente. In greco il verbo presente indica un'azione che vale sempre. Quindi anche nel momento della nostra ordinazione noi non smettiamo di essere discepoli. Per quanto la gente ci riconosca come padri, come punti di riferimento, come maestri, di fatto noi non smettiamo mai di essere discepoli di Cristo. Ed è questa la condizione che ci consente di conservarci nell'umiltà. L'umiltà non è tanto una virtù che piove dal cielo, ma è un impegno costante, è un esercizio da parte nostra, rinnovando il nostro desiderio, la nostra volontà di essere discepoli. E allora qui scopriamo che se ci ricordava Bonhoeffer, la grazia è a caro prezzo, il costo della sequela è altrettanto elevato. C'è ben poco da guadagnare e tutto da perdere, almeno secondo la prospettiva umana. È in ballo la nostra relazione con Dio e con il mondo. Nella Didache, testo anonimo redatto tra il primo e il secondo secolo d.C., si legge che il cristiano vive nel mondo, ma non appartiene al mondo.
Se questo vale per ciascun battezzato, tanto più per il presbitero, chiamato a scegliere tra la volontà di affermarsi agli occhi dell'umanità e lo stile della croce. Nel primo caso, la seduzione del carrierismo è costantemente alimentata dalla volontà di emergere sugli altri, così come il desiderio di gratificazione potrebbe indurci ad elemosinare plausi e consensi per evitare che il nostro ego sia mortificato e non sufficientemente apprezzato. Accettare la croce, però, non significa aderire ad una prospettiva masochista, ma porsi in controtendenza rispetto allo stile mondano che privilegia i forti, i ricchi, gli ambiziosi. Come Dio, anche noi non scegliamo di stare dalla parte di chi comanda, ma di chi serve, perché il Vangelo, ancor prima di essere annunciato, va incarnato in esistenze, soprattutto quelle sacerdotali, scelte per spargere nel mondo il buon profumo della grazia di Dio. Così ebbe a dire San Paolo VI, leggo: a cosa servirebbe un sacerdote che si immedesima proprio con quel mondo che è chiamato a convertire? Il suo ministero lo pone nella innervazione del popolo, ma lo assimila materialmente alle attese ed insufficienze di coloro ai quali deve e vuole rivolgere il messaggio della redenzione. Un altro teologo di fama internazionale, Gilles Verchard, in un suo testo, Vivere nel mondo, questioni fondamentali della spiritualità cristiana, scrive: chi continua solo a vivere per se stesso e si preoccupa di possedere, fare carriera e trarre vantaggi, vedrà necessariamente, al più tardi nell'ora della morte, che la sua vita non aveva alcun fondamento e alcuna consistenza. Passiamo ora al secondo brano di riferimento, Marco 9:2-8, l'episodio della trasfigurazione che abbiamo ascoltato e commentato appena l'altro giorno. L'evento della trasfigurazione sul monte è preceduto da un gesto troppo spesso sorvolato che Gesù compie nei confronti dei tre suoi discepoli, cioè li prende con sé. Sono Pietro, Giacomo e Giovanni. Il verbo greco utilizzato, paralambano, può essere tradotto anche con il senso di accogliere, portare presso di sé. L'accoglienza è un tratto che deve poter caratterizzare lo stile del cristiano in generale, ma a maggior ragione quello sacerdotale. Un'accoglienza che non sa di formalità o di dovere, ma nasce dal sapersi accolti e amati da Dio. Nella misura in cui io sperimento nella mia vita, nella mia quotidianità, attraverso la preghiera, attraverso la celebrazione della messa, che Dio mi ama, io sarò capace di trasmettere questo amore che ho ricevuto. Altrimenti la mia accoglienza sarà formale, sarà arida quando ci sarà. Che solo Pietro, Giacomo e Giovanni sono gli stessi che lo hanno accompagnato in casa di Gairo e assistono al suscitamento della figlia, Marco 5:37. Con loro si distaccherà dagli altri discepoli, condividendo l'angoscia e la paura che lo attanagliano in prossimità della morte, Marco 14:33. Tuttavia, nelle tre circostanze non si chiarisce mai quale sia la motivazione per la quale Gesù abbia scelto loro piuttosto che gli altri. In effetti, Pietro lo rinnegherà e Giacomo e Giovanni paleseranno la loro velleità a sedere uno alla destra e uno alla sinistra quando egli sarà assiso nel suo regno. È il segno che, nonostante abbiano potuto godere di esperienze uniche in compagnia di Gesù, il loro cammino di purificazione e di sequela non ha subito delle accelerazioni, anzi,
ha rispettato i tempi fisiologici di un'umanità che va costantemente plasmata e modellata per mezzo della grazia. Talvolta una delle difficoltà che noi viviamo come sacerdoti, terminato il tempo del seminario, è la ricerca di un padre spirituale. Chi ha la fortuna di poter continuare il proprio itinerario con chi lo ha guidato negli anni della formazione, magari riesce a tenere alto il tenore anche della propria vita spirituale, ma sarebbe un grosso inganno pensare di non averne più bisogno, perché in questo modo noi rischiamo di compromettere quel percorso di modellizzazione della nostra esistenza sacerdotale, confrontandoci con qualcuno che ha imparato a conoscerci, che ha imparato a individuare anche le nostre fragilità, che sa guardarci negli occhi e sa già intuire qual è il nostro disagio, qual è la nostra difficoltà, qual è stata la ragione magari della nostra caduta o della fatica che noi stiamo sopportando. Pietro, così come gli altri due, è inebetito dagli eventi ai quali sta assistendo. Non sa cosa stia accadendo, non riesce a comprendere il senso, anche perché, secondo il racconto di Marco, il dialogo tra Gesù, Mosè ed Elia non può essere da lui percepito. Non comprende, è intimorito, ma avverte la piacevolezza di intrattenersi in quel luogo. Non vuole più scendere, non perché intende sottrarsi al trambusto delle folle o alle difficoltà della quotidianità. La sua scelta è puramente di carattere estatico. Ha sperimentato la bellezza di stare con Gesù, di cui ha contemplato in anticipo la gloria. Tuttavia, ancora non ha ben compreso che la via glorie passa inevitabilmente dalla via crucis. Ecco il senso della rivelazione divina. Questi è il figlio mio amato, ascoltatelo. Nella attestazione celeste sono implicati tre rimandi alle scritture di Israele. Tu sei mio figlio, il Salmo 2,7, il Salmo di intronizzazione legale. Gesù è il re, il Messia, re di Israele. Ma Gesù è anche l'amato e l'evocazione è Genesi 22,2, Isacco, il figlio di Abramo, colui che deve essere immolato sul Monte Moria. E a questo re, figlio di Dio, occorre prestare ascolto. Deuteronomio 18,15 è il profeta escatologico promesso per la fine dei tempi. Croce, allora, così come la gloria, sono eventi da accogliere per poterli vivere in pienezza. Nella tradizione biblica, l'ascolto è il presupposto della fede. Ricordiamo tutti l'incipit del piccolo credo di Israele, Shema Israele, ascolta Israele, ripreso, a cui fa eco Paolo nella lettera ai Romani al capitolo 10, versetto 14. Esercitarsi nell'arte dell'ascolto ci consente di aprire il cuore a colui che parla, senza necessariamente sovrapporci ad esso, né zittirlo. Fateci caso quante volte noi facciamo fatica a stare in silenzio di fronte a chi ci parla. O tendiamo a sovrapporre le voci, o tendiamo a distrarci, perché magari non ci va di ascoltare quella persona, o perché immaginiamo che le cose che quella persona sta dicendo o sta per dire le conosciamo già. Questa è una grande tentazione che noi purtroppo viviamo quando ci esercitiamo nell'arte dell'ascolto. Allora, ascoltare è creare spazio di accoglienza in me stesso, lasciarsi interpellare dall'altro senza pretese né pregiudizi. È chiaro che io, se sono pieno di me stesso, non farò mai spazio all'altro, se non nella misura in cui mi conviene o nella misura in cui ritengo opportuno dedicargli qualche minuto, qualche frammento della mia importante giornata.
è la concreta conversione di Pietro. Se intende seguire Gesù, non può filtrare le parole del Maestro in base a ciò che gli conviene o lo ripaga. La sua fede di discepolo si costruisce nella misura in cui, come il primo Adamo, lascia che sia Dio a plasmare con la sua parola il terriccio della sua esistenza. Terzo brano, Marco 10, 17, 31, è l'episodio del ricco a cui Gesù chiede di rinunciare ai suoi possedimenti, ai suoi beni. E questo brano è sovente utilizzato per riflettere sul tema della povertà che deve improntare la vita di chi sceglie di seguire Cristo nella via dei consigli evangelici. Si sorvola però sulla questione iniziale posta dal ricco: cosa fare per ottenere la vita eterna? La sensazione è che anche all'interno del clero si dedichi poco tempo e poco spazio alla meditazione e alla predicazione sulla vita eterna. In realtà, questa mancanza è anche figlia della cultura che respiriamo, che privilegia il carpe diem, l'oraziana memoria, nella consapevolezza che del diman non v'è certezza. Tanto vale sforzarsi di vivere al meglio il tempo presente. Eppure la vita eterna, non la morte, è l'orizzonte che dà senso e pienezza al nostro agire presente. Per il teologo Moltmann, la vita eterna non consiste, cito, in una trasformazione in altre identità, perché ad essere trasformato, riconciliato, è il nostro stesso essere. La colpa commessa non verrà dimenticata, ma non graverà più su di noi. Rimarranno pure le ferite, visibili nelle cicatrici che portiamo impresse, ma non ci faranno più male. La nostra vita terrena, ora tramutata in vita eterna, non scompare, ma viene trasfigurata, cioè accolta, giustificata, riconciliata, risanata e glorificata. Le ragioni dunque che giustificano l'attesa della vita eterna da vivere nel nuovo mondo di Dio stanno nella fedeltà che Dio ci ha dimostrato nella storia, stanno nel Cristo che è risorto dai morti e nella esperienza di una vita vissuta nello Spirito di Dio. Terminata la citazione. Gesù invita il ricco a vendere tutto ciò che possiede, distribuendolo ai poveri, così otterrà un tesoro in cielo. Solo dopo potrà essere accolto alla sua sequela. La posta in palio è elevata. L'osservanza dei precetti, alla quale pure si riferisce il ricco, non è sufficiente. La vita eterna non si conquista solo attenendosi scrupolosamente alle disposizioni legali, ma necessita di un surplus da parte del ricco. Egli è chiamato a scegliere il primato dell'essere sull'avere, per evocare il titolo del celebre testo di Erich Fromm, Avere o Essere. Nonostante sia stato pubblicato nel 1977, questo testo conserva, a mio modesto avviso, un'indiscutibile attualità, basata sulla constatazione che, se l'avere è il tratto tipico di chi si piega alle regole dello sfrenato consumismo o del gretto possesso, l'essere invece coincide con quella libera realizzazione di sé. Anche l'esistenza sacerdotale oscilla tra questi due fuochi. Si può vivere avidi di denaro e di prestigio, col pericolo di essere trascinati nel vortice del possesso, oppure si può scegliere di rinunciare a tutte le lusinghe mondane per vivere custodendo il dono prezioso dell'essere con Cristo. In questo senso, seppur ispirato a una cifra culturale differente, l'immagine del filosofo Martin Heidegger
dell'uomo come pastore dell'essere è particolarmente appropriata. Dobbiamo custodire caramente il nostro essere comunionale con Cristo e con la Chiesa, evitando di cadere vittime o di divenire carnefici di prassi ministeriali ispirate esclusivamente al lucro e al guadagno. Quanto è triste quando a volte, prima di accettare un incarico o di un ufficio o di una comunità parrocchiale, ci chiediamo se veramente ne vale la pena. Non ci chiediamo se è volontà di Dio. A volte magari proviamo a ripiegare dicendo, beh, ecco, nessuno voleva andarci, giustamente hanno scelto me. Oppure quante volte magari crediamo di essere semplicemente delle pedine in uno scacchiere che si muove a prescindere dalle nostre volontà. Proviamo piuttosto a chiederci, ma spesso lo dico a me stesso, attenzione, non è soltanto un invito che faccio a voi, lo dico a me stesso. Proviamo piuttosto a chiederci se proprio questa non è la volontà di Dio. Io sono qui non perché qualcun altro ha rinunciato o perché gli altri prima di me hanno ritenuto che fosse un ufficio troppo umiliante o una parrocchia poco appetitosa. No, io sono qui perché il Signore l'ha voluto. A Pietro, il quale prende la parola anche per conto degli altri e fa presente l'attuale condizione dei discepoli che hanno lasciato tutto e l'hanno seguito, Gesù garantisce il centuplo nel tempo presente in case, fratelli, sorelle, madri, figli, campi, insieme a persecuzioni e nel tempo che verrà la vita eterna. La risposta del Maestro è un richiamo a riflettere su due relazioni essenziali della vita del presbitero, ma non solo del presbitero: il rapporto con il tempo, con i beni materiali. La nostra condizione di homo viator, come ricordava Gabriel Marcel, ci colloca tra il già della salvezza operata da Cristo e il non ancora della pienezza della redenzione. Seppur tra fatiche, rimpianti, attese, viviamo il tempo presente, ma stentiamo a cogliere lo spessore escatologico della nostra esistenza. Non si tratta tanto di volgere il pensiero alla morte, né di assumere pose fatalistiche, così di moda nel presente tempo segnato dalla pandemia. Vediamo che cosa possiamo organizzare, anche perché chissà quando usciremo da questa crisi pandemica. Piuttosto, consta verificare quanto il nostro apostolato è intriso di tensioni escatologiche. Occorre usare correttamente il tempo a nostra disposizione, dando le giuste priorità, come ricordava il Cardinal Martini, il quale indicava cinque priorità temporali nella vita del sacerdote. Le riporta esattamente come lui le ha indicate: gli ammalati e i poveri, come prima priorità. Secondo, la predicazione del regno. Terzo, i dialoghi e gli incontri con le persone. Quarto, la preghiera. Quinto, la necessità di intrattenersi con i propri amici e collaboratori. Il rapporto con i beni materiali deve essere improntato alla sobrietà, vale a dire una gestione attenta, prudente e oculata delle risorse di cui disponiamo a titolo personale o che siamo chiamati a gestire in virtù del ministero affidato, parrocchia, ufficio, ente, eccetera. Resistere al fascino del denaro non è affatto semplice. Tuttavia, è vero che, come dicevano i latini, pecunia non olet, cioè il denaro non puzza, noi non dovremmo mai dimenticare che le nostre mani sono pregne di crisma, lo stesso olio del quale Cristo si è dichiarato punto per evangelizzare i poveri. Il rapporto con il denaro e più in generale con i beni materiali
è un segnale spia della nostra fede. Non è possibile servire contemporaneamente Dio e Mammona, si legge in Luca 16:13. Il termine Mammon deriva dalla radice semitica aman, poggiare, fondare, dalla quale si ricava anche il significato del verbo credere, intendendo l'atto di fede come un solido fondamento su cui basare la nostra esistenza. Occorre decidere in piena libertà allora se fidarsi del Don Antonio è sparito. Antonio, ci senti? Posizione. Don Antonio, non ti sentiamo. Non ti abbiamo sentito gli ultimi 2 minuti. Ok, siamo arrivati a Ritorna Mammona, forse. a Mammo, esatto, sì, Oh, a ritorniamo a Mammona. Mammona. Va bene. Il termine Mammon, dicevo, deriva dalla radice semitica aman, poggiare, fondare, dalla quale scava anche il significato del verbo credere, intendendo l'atto di fede come un solido fondamento su cui basare la nostra esistenza. Occorre decidere, allora, in piena libertà, se fidarsi del Dio provvidente, che conosce le nostre reali esigenze e non manca di provvedere il pane per il nostro sostegno quotidiano, o servirsi della propria posizione per ottenere benefici e conformarsi a un tenore di vita che potremmo definire borghese, autosufficiente. Il cardinale Tettamanzi, in un suo scritto del 2002, La vita spirituale del prete, scriveva che nella situazione odierna è auspicabile che si passi da una chiesa per i poveri ad una chiesa povera. Messaggio molto forte, di impatto. E il senso è questo: dovremmo vivere come se la comunità ecclesiale non debba essere zavorrata dalla gestione amministrativa, ma si attenta a far brillare l'unico tesoro più prezioso, il Vangelo. In questo senso è sempre attuale la lezione di Presbyterorum Ordinis numero 17. Leggo: i presbiteri, come pure i vescovi, cerchino di evitare tutto ciò che possa in qualsiasi modo indurre i poveri ad allontanarsi. E più ancora degli altri discepoli del Signore, eliminino nelle proprie cose ogni ombra di vanità. Torneremo su questo aspetto poi in occasione dell'ultima meditazione che dedicheremo allo stile del missionario. L'ultimo brano, Marco 13, 9 e 13, mi dà l'opportunità di ritornare sul tema delle persecuzioni promesse insieme con il centuplo. Nell'ultimo discorso pronunciato nei pressi del Monte degli Ulivi, definito anche discorso apocalittico e escatologico, Gesù mette in guardia i suoi discepoli dalle persecuzioni che essi dovranno affrontare prima del suo ritorno glorioso, la parusia. Sinagoghe, sinedri, governatori e re. I discepoli sono chiamati a ripercorrere le orme del Maestro in un itinerario di progressiva configurazione a Cristo, nel segno del rifiuto e della sofferenza a causa di Cristo e del Vangelo. Nel secolo scorso, ha affermato il professor Andrea Riccardi,
la cristianità ha conosciuto un elevato numero di martiri, soprattutto nei continenti africano e asiatico, mettendo a dura prova la fede, pur giovane, delle comunità locali. Tuttavia, anziché sopprimerne l'ardore, la persecuzione ha favorito la fioritura di vocazioni alla vita laicale e sacerdotale, ispirati ai valori del Vangelo, confermando l'aforisma di Tertulliano secondo cui il sangue dei martiri è il seme della Chiesa. Che ne è però dell'Europa, che attualmente non sembra sfiorato dal martirio cruento, salvo rare eccezioni? Nel vecchio continente è in atto già da anni un processo non solo di apostasia, ma di lenta, inesorabile marginalizzazione del fatto cristiano. Non spetta a me, e non sarebbe questa la sede adatta per farlo, individuare i fattori e ricostruire la genesi politica e culturale che ha determinato la situazione attuale. Più modestamente mi chiedo, e poi faccio echeggiare questo interrogativo nelle vostre coscienze, qual è oggi il profilo del battezzato, in particolare del sacerdote, che emerge nel tempo odierno? Oggi noi dovremmo riscoprire la nostra dimensione martiriale, non perché dobbiamo invocare o cercare qualcuno che magari da buon folle sia disposto a toglierci la vita per odio della fede, così magari da essere annoverati su qualche calendario liturgico. No, il punto non è questo. Il punto è, se noi accettiamo la croce come senso, forma e contenuto della nostra esistenza cristiana e ancor di più sacerdotale, dovremmo esprimere con una vita coerente alla croce, la nostra testimonianza martiriale, cioè di testimoni. Non si cercano tanto uomini e donne disposti a farsi uccidere, ma disposti anzi a vivere coerentemente il Vangelo. Questa è la dimensione del martirio alla quale noi dovremmo esporci oggi, soprattutto in una terra, quella d'Occidente, affamata di autenticità, affamata di autenticità. Ecco allora alcune immagini che possono concorrere al ritratto del battezzato, ma soprattutto del sacerdote per il tempo odierno. Prima immagine. In un'epoca segnata dall'oblio di Dio, il prete deve essere lampada che deve rischiarare il cammino. Nella misura in cui dedica tempo all'ascolto della parola, lampada ai miei passi, luce sul mio cammino, egli sarà lampada posta sul moggio e non sotto il letto. Talvolta noi abbiamo paura di portare la luce del Vangelo. E allora preferiamo accomodarla come scendiletto, ma questa luce di fatto non illuminerà una stanza buia, anzi, non segnalerà neanche il pericolo. Saremo delle voci profetiche che restano mute, ma non perché Dio così vuole, ma semplicemente perché non abbiamo il coraggio di parlare, o peggio ancora, non abbiamo nulla da dire. Un'altra immagine può essere questa. Ad una società sempre più ossessionata dal bisogno di apparire, il presbitero, che ha centrato l'unità della sua persona in Cristo, ribadirà la necessità di porre in coerenza l'essere e l'agire. L'antico adagio medievale, per il quale l'agire è conseguenza dell'essere, noi dovremmo averlo non solo metabolizzato nei corsi di filosofia medievale, ma avremmo anche dovuto metterlo in pratica nelle nostre vite quotidiane. Un altro aspetto. Se il progresso odierno promuove la logica della esclusione, della marginalizzazione,
Il sacerdote invece promuove progetti e stili di inclusione in cui i poveri, i diversi, i meno capaci non sono invitati solo a prendere parte a kermesse di solidarietà, ma soprattutto a donare i talenti ricevuti. È più semplice, ma lo dico davvero con franchezza, con parresia. È più facile organizzare una cena per i poveri, indossando noi stessi il grembiule, magari con tanto di fotografi ufficiali da pubblicare, piuttosto che invitare queste persone in comunità, perché nessuno è così povero da non poter mettere a disposizione della intera comunità anche quell'unico talento che ha ricevuto. Quante volte noi, magari anche da sacerdoti, abbiamo fatto esperienza di persone che magari si accostavano a noi in maniera anche benevola, magari soffrivano di qualche ritardo, di qualche disturbo mentale, o effettivamente erano delle persone povere anche da un punto di vista materiale, oltre che intellettuale. Ma poi, quando sono scomparse, quando sono morte, hanno lasciato un vuoto, non solo nella nostra vita, ma nella vita dell'intera comunità. E allora immaginiamo nei nostri anche progetti pastorali, ripeto, non iniziative a favore dei poveri, da coinvolgere di tanto in tanto, quasi come se volessimo pulirci la coscienza dal fatto che costruiamo parrocchie e realtà a nostra immagine e somiglianza, ma facciamoli diventare protagonisti, senza creare logiche di esclusione. Guardate, uno dei momenti più importanti della cristianità delle origini è passato dal tempio alla casa, dove la casa, soprattutto si legge negli Atti degli Apostoli, è spazio di inclusione. Paolo, nella prima lettera ai Corinzi, al capitolo 11, si adira contro i possidenti della comunità che arrivano al banchetto prima, mangiano tutto e impediscono a quelli che sono costretti a lavorare e quindi possono arrivare più tardi, non trovano nulla. Paolo dice: guardate che questo non è consumare la cena del Signore, questo è offendere il Signore, questa è un'offesa all'unità della Chiesa. Un ultimo spunto che vi offro è questo: all'uomo contemporaneo, segnato dalla globalizzazione dei rapporti commerciali e dalla liquidità delle relazioni affettive, il sacerdote saprà ricordare l'indispensabilità dei rapporti personali perché egli stesso si farà pastore del gregge. Ricordiamo che la logica paradossale, se volete, anche incomprensibile da un punto di vista della logica umana, è quella del pastore che lascia le 99 pecore per andare alla ricerca di quella perduta. Quante volte le persone si lamentano della nostra poca umanità, della nostra poca sensibilità, del nostro poco tatto, in circostanze in cui noi invece dovremmo brillare per attenzione e per empatia. Chiaro che poi ciascuno di noi avrà motivo, insomma, per verificare la propria coscienza su questi aspetti, ma se una valenza spirituale vogliamo riservare alla Quaresima, riserviamogli anche questa, cioè quella di purificarci da quegli atteggiamenti, da quelle pose che non riflettono la premura del Cristo buon pastore. Terminiamo con una delle antiche preghiere dedicate alla Vergine Maria perché ci aiuti a vivere lo stile della croce. Anch'ella è stata oltrepassata da una spada. La spada della sofferenza nel vedere il figlio lì appeso alla croce. Vogliamo che sia lei ad accompagnarci come madre dei sacerdoti e di tutti i cristiani
nell'accogliere la croce come stile e come forma del nostro apostolato e della nostra consacrazione. Sotto la tua protezione cerchiamo rifugio, Santa Madre di Dio. Non disprezzare le suppliche di noi che siamo nella prova e liberaci da ogni pericolo, o Vergine gloriosa e benedetta. Grazie della vostra attenzione. Grazie Don Antonio, in quanto ci hai offerto, appunto, riviviamo il paradosso della chiamata cristiana in cui occorre perdere la vita per guadagnarla, occorre vivere appunto la croce per arrivare alla resurrezione. Il termine è sempre una vita risorta, una vita in pienezza, però appunto, questo passa inevitabilmente attraverso la spoliazione di immagini, di pensieri, di obiettivi che il mondo ci presenta e che spesso anche noi facciamo nostri. Appunto, è un po' quella idea clericale che anche Papa Francesco molto, molto spesso, insomma, critica e di cui mette in guardia. Ti ringrazio perché abbiamo veramente materiale su cui poter esaminarci. Un saluto a tutti e un appuntamento quindi a martedì prossimo.